Ok, non siamo qui per una televendita. Ascoltate, vi ho detto che questa è la Miracle Blade 3 serie perfetta. Ma siamo qui per un esempio che può aiutare a capire quel mondo incasinato che qualcuno chiama internet marketing, che in realtà in questo caso specifico è affiliate marketing. La fantastica cucina che state vedendo l'ho fatta all'IKEA, su misura, ed è costata la modica cifra di 2.500 euro circa. Visto che c'era il tasso zero, ho deciso di pagarla a rate. Questo perché, ovviamente, come tutti sapete, vero? I soldi vanno fatti lavorare per noi, ma se uno i soldi li spende per comprare cose che non generano soldi, allora come fa a farli lavorare? Sembra un po' una supercazzola, ma il concetto è: se io posso far lavorare i miei 2.500 euro con mini investimenti, operazioni, eccetera, perché spenderli per la cucina quando posso pagarla con mini rate e senza pagare interessi? E qui ci colleghiamo all'esempio di cosa vuol dire entrate automatiche, guadagni passivi, lavorare su internet e altri modi fantasiosi di chiamare una cosa che genera molta confusione. Non si capisce chi poi dovrebbe pagarci e perché. Ma prendo fiato e facciamo un passo indietro. Un anno fa scopro un metodo chiamato matched betting che fa guadagnare senza possibilità di errore. Sfrutta i bonus che danno i siti di scommesse quando depositiamo denaro. Lo testo, guadagno e faccio due o tre video tutorial che carico su YouTube. Sotto il video c'è un link personalizzato chiamato referral link, in modo che chi lo clicca e poi compra il servizio, che costa 15 euro al mese, si associa al mio nome e io guadagno una provvigione ogni volta. Il bello è che il servizio si rinnova ogni mese in automatico, quindi chi lo usa e guadagna centinaia di euro al mese non lo interromperà se non per cause rare. Quindi ogni mese avrò le provvigioni sui rinnovi di chi continua ad abbonarsi, più i nuovi abbonamenti che man mano le views su YouTube mi generano. Ah, perché nel frattempo i video in totale sono stati visti una cosa come 40.000 volte. Ogni mese quindi guadagno più o meno la cifra esatta che mi serve per pagare la cucina, che quindi si paga da sola. Ora, se voi siete l'azienda, ha senso che paghiate una percentuale dei guadagni a chi vi ha sponsorizzato il servizio? Io direi di sì, visto che gli affiliate marketer fanno proprio questo. Fanno pubblicità all'azienda con il proprio stile personale e l'azienda non investe un euro in pubblicità diretta o comunque molto meno budget. È come avere decine di creativi e pubblicitari che lavorano per te e testano campagne diverse. Qualcuna non avrà successo e l'azienda non avrà speso un euro. Qualcuno spaccherà e l'azienda pagherà una percentuale. Quindi, ricapitolando, lavorare online si può. Avere guadagni passivi slegati dal proprio tempo si può. Non fare un c***o e aspettare i soldi cliccando un pulsante magico? No, quello non si può.